Ciao amici, bentornati nel canale e benvenuti, chiaramente se siete nuovi, sono Dave Cuomo e oggi andremo a fare un altro video reaction su un musicista che viene dall'Uruguay. Perché ho scelto di fare questa reaction con questo musicista? Perché ho avuto il piacere qualche giorno fa di avere Rossana Taddei come ospite a Storie di Musica, la mia serie in cui vi faccio queste dirette nelle quali parlo con musicisti, tecnici del suono, comunque gente che lavora nel settore musicale, e anche lei dall'Uruguay, quindi mi ha fatto venire un po' voglia di ascoltare la musica di questo paese che già in parte ascoltavo e suonavo con Claudio Taddei, o che ascoltavo appunto di Rossana, e sono venuto a conoscenza di questo artista Ruben Rada, oppure come viene chiamato da tanti o da lui stesso, Negro Rada. Appunto lui ho avuto modo di conoscerlo grazie a Claudio Taddei, che me ne ha parlato e appunto ci ha anche collaborato. Ho sentito un pezzo qualche anno fa, quando dovevo appunto suonarlo con lui, che si intitola Estoy Contento Nena, tratto da un album del 95, mi sembra che si intitoli La Iguana en el Jardín. Abbiate pietà sempre per le mie pronunce, gioco l'inglese e faccio schifo, pensate poi con lo spagnolo, però insomma avete capito. Quindi un disco del 95, quando sono nato io. Vi invito ad andarvelo a ascoltare, adesso penso ci sia anche su Spotify e su YouTube, è molto interessante, e in questo disco c'è anche Ruben Rada in qualche pezzo. Sono andato un po' a vedere chi è questo personaggio, perché appunto non è che lo conoscevo più di quel tanto. È comunque un signore che ormai è quasi agli 80 anni, perché è nato nel 43, quindi ne ha fatte di cose nella sua carriera. Ha inciso più di 30 dischi tra Uruguay e Argentina, è andato anche in America, in Messico, ha girato veramente tanto e ha avuto modo di suonare con molti musicisti. Rada canta, suona le percussioni, ed è anche per questo che viene associato molto al candombe, questo ritmo qua, di cui abbiamo anche parlato con Rossana, appunto una storia di musica che vi invito ad andare a vedere, perché Rossana ne ha parlato. E appunto è anche un compositore, perché i brani immagino li scriva lui, o comunque vengono scritti insieme ad un produttore. Quello bisogna andare un po' a informarsi di più, ma penso che ci sia gran parte del suo lavoro, giustamente poi. Bene, il video che vi propongo quest'oggi è tratto da una sessione in studio, tra l'altro c'è il video completo su YouTube con tanto di intervista, quindi molto interessante. Se capite un po' lo spagnolo, sicuramente ci sono un sacco di informazioni interessanti. Io ho visto altri video, cioè perché hanno fatto di quel video lì completo degli spezzoni con le canzoni, ho visto altre canzoni, non questa in particolare, quindi conosco la sessione ma non la canzone, quindi la voglio vedere con voi per la prima volta. Tra l'altro vi invito a lasciare dei commenti con dei consigli per dei nuovi video. Oggi ho voluto proporvi lui perché molto probabilmente non lo conoscete la maggior parte delle persone, perché è più conosciuto diciamo in Sud America, infatti ha veramente un grande seguito. Quindi se avete dei personaggi che vi piacciono, che non sono mainstream, ben venga, perché deve essere anche utile in questo senso. Questa serie deve far conoscere a tutti noi dei nuovi artisti, non per forza pop, non per forza funk, qualsiasi cosa, può essere anche metal per quanto mi riguarda, se è bello, interessante, perché no? Tra l'altro mi scuso se ci sono un po' di riflessi sugli occhiali, ma devo capire ancora come mettere le luci per non creare questo effetto, però pian piano ci arrivo. Se avete anche lì dei consigli, lasciatemeli qui sotto, che pian piano cerchiamo di migliorare anche la qualità dei video. Niente, dopo questa parentesi direi di andare a vedere il video, che cosa ci propone il nostro amico Ruben Negro Rada. Vamos! Sometimes when the people cry for love and peace, I wanna say something has happened. Is Robin come to self, everybody? Siete subito questa sonorità molto caratteristica. I suoni delle percussioni portano subito a robe latine, sudamericane. Bella la sezione delle percussioni.
vita. Siamo in bocca al pasto. Che figata. Basso tutto elevare. Un track verde, tieni un arco e mucha freccia, un cavallo e una spada che maneggia. Molto funk. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Qui il basso bellissimo, tutto elevare. Prova a imbattere. Molto funk, perché ci sono molte influenze anche funk e rock. Ma che figata. Bello sto riff. No, 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 questo me lo riascolto. Bellissimo sto film. Bello. Bello. Potete sentire che usano molto l'unisono con la voce, cioè seguono i fill, cioè scusate, non i fill, i riff. Qua chitarra e voce sono insieme, ma anche nel riff prima, più grave come sonorità, usava tanto la voce, una cosa che a me piace un sacco. Él vestía un traje verde, tenía un arco y mucha flecha, un caballo y una espada que maneja con el que es Robin Hood. Belli sti stacchi. Robin Hood. Sentite? A rifarlo lo stacco. Ormai viene naturale farlo una volta che l'hai capito. Ma che bello! Vedete, sono in studio di registrazione, c'è il video completo che vi invito a guardare, veramente bellissimo. Magari mi ascolto anche un po' di dischi, visto che ne ha fatti una marea, si può assolutamente fare, se si trovano in giro magari si possono anche acquistare, assolutamente bellissimo. Mi sto veramente appassionando queste sonorità e spero che anche a voi vi sia piaciuto questo video come è piaciuto a me. A parte il mio commento, quello è un'altra cosa, dico il video in sé, che magari, anzi senza magari, vi dovrò lasciare poi il link in descrizione. Vi invito ad andare a vedere proprio l'originale, magari anche quello completo come vi ho già detto anche prima. Nella speranza appunto che il video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati ogni qualvolta pubblico qualcosa o vado in diretta con la mia serie Storie di Musica, in cui parlo con musicisti, gente che insomma lavora nel mondo della musica, possono essere anche tecnici del suono, gente che organizza eventi, eccetera eccetera. E appunto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi invito a lasciare dei commenti come ho detto prima con magari dei link o dei nomi di band, artisti che possono essere interessanti da visionare insieme. E niente, vi auguro un buon tutto e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Dave, ciao ciao.